Eccoci qua, primo giorno a Londra, sto andando a Canterbury a fare la mia bella camminata della via Francigena. Qui c'è Simona che però non viene con me, ma mi accompagna fino alla stazione. Allora, tutti i dorm sono pieni e quindi sono costretto a prendermi una camera singola per 49 pounds. Pazienza, è questa qua, questa bella capannetta, molto carina. Io sono Frodo Lodge, eccola qui, vediamo com'è. Sto aprendo giusto adesso. È aperta? No. E neanche qua. E come si apre? Dall'altra parte. Ah, è al contrario. Ah, però. Però qua ci sono vari letti. Hai capito? E se eravamo... Vabbè, letto matrimoniale. Ragazzi. Ok, stanotte dormo qui. Adesso sono già le 5, abbastanza tardi, quindi visita per Canterbury. Non mangio, mangio dopo, caffè dopo, tutto dopo, perché adesso è ora di andare a Canterbury. C'è anche il bagnetto, molto carino. Vediamo com'è. Yes, nice. Good. Mi farò una doccia stasera e poi domani mattina si parte, si va a Dover a piedi. Ed eccomi subito in cammino, perché qua non c'è tempo da perdere. Assolutamente, adoro questo tempo. Pioggia, blu, grigio, nuvolo, vento. Fantastico. Allora, queste magnifiche torri, si può dire che è l'entrata della vecchia e medievale città di Canterbury. E Canterbury con i suoi circa 55.000... Oltre alla sua cattedrale, Canterbury è molto affascinante per i suoi stretti vicoli medievali, giardini affacciati sul fiume e l'antica cinta muraria sono molto piacevoli da esplorare. È bellissima e peccato che la chiesa è strutturale, questa secondo me è una pretessa, si dice pretessa, una pastoressa, perché sta iniziando la funzione all'interno della chiesa di Canterbury e comunque all'interno non si possono fare né foto né video né niente, uno può entrare comunque se vuole a partecipare alla cerimonia. Le campane continuano a suonare ed è bellissimo, c'è veramente un'atmosfera meravigliosa all'inizio della via Francigena. La cattedrale di Canterbury è veramente spettacolare, veramente molto molto bella ed è il simbolo della chiesa cristiana d'Inghilterra, proprio il... come si dice, è un po' come il Vaticano da noi, in Italia, per la Chiesa Cattolica. È una cattedrale preziosa ed è custode di oltre 14 secoli di storia cristiana della Chiesa d'Inghilterra. È anche capolista come patrimonio dell'UNESCO. È veramente una cattedrale gotica stupenda che costituisce la principale attrattiva turistica dell'Inghilterra sudorientale. Via Francigena, chilometro zero.
notte qui a Canterbury e c'è un cielo che è qualcosa di spettacolare, bellissimo. L'aria è fresca e tra poco è ora di tornare in ostello, dormire e svegliarsi domani mattina per iniziare la via Francigena dal chilometro zero. Oh, ecco, è ora di andare a dormire perché domani mattina sveglia presto e si incomincia il cammino. Buonanotte. Such a perfection, but such an